Evocare i macelli nazisti equivale a chiederne una chiave, una interpretazione. Quel senso era di aver riassunto nella posizione di vittime e in una incredibile concentrazione di tempo e ferocia tutte le forme di dominio e di violenza dell'uomo sull'uomo, proprie dell'età moderna, di aver riprodotto ad uso di una sola generazione umana quel che diluito nel tempo, nello spazio, nell'abitudine e nella insensibilità, le classi subalterne europee e le popolazioni colonizzate avevano subito come diniego di esistenza e di storia, come alienazione, reificazione, annichilimento. Ma ricavare questo senso è una lezione di lotta contro le condizioni estreme a noi note che rendono possibile la distruzione dell'uomo, di cui la strage ebraica è solo un esempio, è stato di pochi. Molti portavoce della cosiddetta cultura d'Occidente cercavano interpretazioni extrastoriche e metapolitiche e rapidamente giungevano a situare le stragi naziste nell'ordine del sacro, a considerarle opera del male in sé, in sostanza ad accettare, rovesciandone i contenuti, uno dei miti centrali della mistica nazista, la purezza e purificazione attraverso l'Olocausto. È stata questa, nell'ordine internazionale, una operazione analoga a quella compiuta per interpretare il fascismo. Nell'un caso come nell'altro, la posizione sovietica e comunista, nella misura in cui tendeva alla coesistenza, ossia al democratismo ONU, tendeva anche a perpetuare, d'accordo con i portavoce ideologici occidentali, la versione patetico-propagandistica dell'orrore e della bestialità. Naturalmente l'interpretazione classista è stata portata innanzi e in forme ormai canoniche. Tuttavia il limite moralistico, con il suo ottimismo di fondo, ha continuato fino ad ieri a favorire una fissazione del nazismo in forme mitologiche, di cui hanno beneficiato in sostanza le forme atipiche di esso, ossia quelle altrettanto feroci dell'imperialismo moderno.